Io vi do il benvenuto a nome del Dispari, ci siamo presentati una volta, ma ci torniamo a presentare insieme. Siamo sul piccolo quotidiano locale che ha deciso di scommettere su cultura e bellezza affinché anche sulle pagine di carta stampata si continuasse a raccontare e ad usare le parole in un modo diverso. E vi do anche il benvenuto a Ischia, come cittadino dell'isolare, che ringrazio sia l'amministrazione comunale di Ischia che ha messo a disposizione questo luogo che è particolare, la cultura cantoniana in questa sala è particolare perché è la sala dove la cultura sulla nostra isola trova casa, trova accoglienza. Ringrazio anche la direttrice Anniceli, che come sempre si mostra disponibile e sensibile a quelle che sono le esigenze della società locale, della comunità, di poter raccontare qualcosa di diverso. Io, prima di lasciarvi la parola, però mi piacerebbe raccontarvi un po' quella che è questa follia meravigliosa che si chiama il Dispari. Il Dispari è il primo quotidiano online a diffusione mirata. Che cosa significa? Che nel 2010, quando ancora Internet non era ancora troppo diffuso, quando erano passati solo 6 mesi da quando Steve Jobs aveva stravolto la vita di milioni di persone nel mondo con il lancio dell'iPhone, sull'isola di Ischia c'è stato qualcuno che ha pensato che l'informazione quotidiana potesse essere diffusa attraverso Internet. All'epoca Facebook non esisteva ancora, o almeno tutto il mondo social, il web 2.0 nel 2010 non era ancora arrivato, e ha pensato che su una comunità piccola come quella dell'isola di Ischia, una comunità di 60.000 abitanti, ci potesse essere lo spazio per l'informazione online. Questa iniziativa, però, non mi piace condividerla con voi, ha un DNA più profondo, ha una storia fatta di giornalismo e di libertà che affonda invece le sue radici fin nel lontano 1975, quando a un certo punto, dopo alcune censure, alcune manifestazioni politiche particolari, c'è stato colui che è il maestro di giornalismo che abbiamo avuto sull'isola di Ischia, Domenico Di Meglio, che a un certo punto, nella grande tradizione isolana di fare informazioni, voi sapete che sull'isola di Ischia ci sono stati giornali, i primi giornali si hanno solo dal 1860, le prime estate. C'è sempre stato un fermento culturale, un fermento diciamo giornalistico, anche se più che altro è proprio culturale, su questo piccolo spoglio. E su questo piccolo spoglio nel 1975 viene prodotto il primo settimanale, all'epoca si stampava in terraferma perché sull'isola di Ischia non c'erano le opportunità per poterlo stampare, si stampava in terraferma e si collezionava a mano sul traghetto di ritorno. Nel 1989, nella stessa storia editoriale, viene fondato il primo quotidiano cartaceo dell'isola di Ischia, il quotidiano, quello che è l'antesignano del Dispari, ovvero l'allora Golfo, dato alle stampe il numero 0 il 18 maggio 1989, quando Maradona alzava la Coppa UEFA del Napoli, la data ce la ricordiamo, e in quel momento l'isola di Ischia ha cominciato a vivere un momento dell'informazione. Siamo arrivati nel 2010, nel 2010 il Dispari, all'epoca si chiamava TG Ischia, diventa il primo quotidiano online di questa piccola comunità, poi si evolve e diventa nel 2013 non solo un quotidiano online con tutte le caratteristiche del quotidiano, quindi non più del blog, ma diventa testata registrata, si prende le responsabilità e va avanti, ma diventa il secondo quotidiano cartaceo dell'isola di Ischia. Entrambi, sia la versione online che la versione cartacea, hanno una peculiarità. Sono Ischia Based, ovvero a noi non interessa oltre il molo Beverello, perché il molo Beverello è il primo punto di arrivo verso l'isola di Ischia, diciamo l'ultimo punto prima di lasciare l'isola di Ischia. E questa particolarità cosa ha al suo interno? Al suo interno che noi siamo convinti che la nostra missione è quella di raccontare l'isola di Ischia in tutte le sue sfaccettature, ma all'interno di questo però non abbiamo mai disdegnato, oppure non abbiamo mai pensato che l'isola di Ischia avesse dei confini fisici come sono quelli del mare, ma che
invece bisogna che potesse andare avanti, tant'è che ogni settimana, ogni lunedì, sul piccolo quotidiano che viene venduto solo ed esclusivamente nell'isola Ischia, nonostante sia legato con il mattino, nonostante abbia l'edizione online che pensa comunque solo in maniera ischiacentrica, c'è una pagina di cultura, di poesia, di bellezza, di arte, che invece supera quelli che sono i confini delle notizie, supera quelli che sono i confini del range d'azione nel quale ci siamo dati e arriva nella lontana Algeria, nel lontano Marocco, si allunga fino a Milano quando in collaborazione con Dina, che è un'associazione di respiro internazionale, e penso che qua siamo più, siete più ospiti che resident, come qualcuno potrebbe dire, la dimostrazione proprio che questo sogno di voler dare spazio alla cultura, alla bellezza, all'arte e a tutte quelle che sono le manifestazioni che nobilitano l'uomo, partono da Ischia, il motore principale è sicuramente Bruno Mancini, e arrivano lontano. E questo è un po' anche quello che è lo spirito dell'associazione di Maguana, ovviamente nel loro di far parte, che sta muovendo i passi giusti per poter crescere. Come voi avete già potuto sapere, quest'anno, cioè nel 2020, al Book City saremo presenti con ben tre eventi, e siamo sicuramente uno dei pochi eventi che partono come siamo strutturati noi, ad trovare accoglienza, a trovare spazio per la segna stampa. Ed è già il terzo anno che Book City ci ospita, ci dà agibilità e ci permette comunque di poter continuare a raccontare ciò che ci piace. Quest'anno in particolare, l'anno prossimo, avremo un focus molto particolare sull'Africa, sia perché abbiamo i nostri amici sia dell'Algeria che del Marocco, e quest'anno sicuramente a Milano saremo portavoci di valori universali che poi ci uniscono e che ogni settimana invece proviamo a declinare appunto questa pagina di un piccolo quotidiano locale, ma che amplia i confini, allarga e spazia. Io ringrazio tutti quanti voi per la vostra presenza, ci avete onorato, avete deciso di darci l'onore di poter essere stati parte, ragazzi, che non avete in qualche modo ricambiato l'affetto con il quale vi abbiamo accolto. Noi, ovviamente buon Bruno, poi dopo sarà lui a scombinare tutto quello che stiamo dicendo nelle prossime settimane, racconteremo ai nostri lettori quello che è successo in questi tre giorni, manderemo sui nostri siti tutte le riprese che fa Bruno. Io vi lascio con la buona serata, vi ringrazio per quella qua, la dottoressa Marchi presenterà il suo libro, ma ormai siamo amici, ci troviamo al nostro atto, spero che continueremo a rivederci, magari dandoci l'appuntamento a Ischia l'anno prossimo, sperando di stare ancora qui, sperando pure di essere più numerosi, ma è un po' la sfida dei numeri, non mi ha mai appassionato, non è che dove ci sono i grandi numeri significa che poi ci siano le cose buone o le cose belle. Noi abbiamo imparato, noi vediamo che ci sono le persone, quelle che oggi si portano, tra virgolette, quelle che influenzano, no? Quelle che hanno un sacco di like, quelle che prendono le bottigliette a 8 euro, il caffè a 750 euro, che ovviamente hanno grandi numeri, però poi dopo alla fine si limitano a fare vite, diciamo, come le vogliamo dire, cani, foto, storie, durano 24 ore e poi vengono cancellate in automatico dai sistemi, fino a quando poi a un certo punto non arriverà un programmatore e dirà che la storia su Instagram dura soltanto un'ora e allora avremo tutti quanti che dureremo soltanto un'ora e non più 24. Ma questa è la società che ci impone questa velocità, invece noi continuiamo a restare qua, a goderci invece il tempo di leggerci una poesia, il tempo di sfogliare un giornale di carta. Continuiamo ad essere quelli che si appassionano quando sentono il rumore del giornale che lo sfogli. La mattina è bello, ma tu, almeno in redazione capita, quando sfogli il giornale per vedere quello che sai benissimo perché hai scritto ogni rigo, hai immaginato ogni pagina, sai bene quello che c'è scritto, cosa c'è visto, però hai il piacere la mattina di sfogliare il giornale pagina dopo pagina. È come quello quando uno sfoglia il libro, no? È la stessa cosa di quando
vedi quelli là, che magari sono anche della mia generazione, perché magari l'ho fatto anche io, però la cosa è leggerti il libro e avere l'evidenziatore o comunque la penna e sporcare il libro e prenderti l'appunto e cancellare quello che non ti piace e fare quello, è una cosa invece sfogliare col divino la pagina PDF oppure toccare il touchscreen di un lettore, di un reader che ti crea la pagina in quel momento e tu poi dopo non sai che versione è, se quel testo ci sta, non ci sta, è stato aggiornato, non è stato aggiornato. Questa poesia dei gesti, dell'inchiostro appena stampato, dell'inchiostro ancora fresco, molto spesso capita ancora per chi magari ha avuto delle esperienze di fotografia, di vedere quando qualcosa è stampato e tu vedi che è stato stampato, forse non in una maniera buona, però ancora trovi che le pagine sono azzeccate, che sono unite tra di loro perché non c'era tanti scartini, quindi l'inchiostro, nonostante sia stato stampato mesi prima, però delle pagine non si è staccato, ti lascia quelle piccole, quel piccolo profumo, che arriva comunque il profumo della carta che mano a mano comincia a vivere con te, tu ti rendi conto se quella carta è recente, meno recente, è stata conservata bene, è stata conservata male, e vivi questi piccoli attimi di poesia che poi dopo ci permettono di apprezzare ancora di più quando le robe sono state usate in maniera corretta. Io vi ho rubato già tanto tempo perché so che la scaletta è piena di tanti argomenti, lascio la mia parola alla direttrice Gianni Cerri, che saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.